Siamo con Cinzia, una volontaria della Sagra della Patata. Com'è? Siamo emozionati? Siamo tanto presi? Come sta andando? Siamo emozionati, sappiamo quello che ci aspetta, un bel lavoro che si fa comunque con piacere, al caldo naturalmente, parecchio, soprattutto nelle cucine, però quasi tutta la nostra comunità si riunisce qui in questi giorni e con allegria portiamo avanti questa grande impresa. Cosa stai facendo in questo momento? In questo momento stiamo preparando il basilico col quale si farà il pesto per condire gli gnocchi e dopodiché cominceremo a preparare le cipolle che vengono usate in vari settori, soprattutto nel mio, che consiste nella preparazione del rösti. Ci sono le nonne che fanno gli gnocchi, allora partiamo dal punto primo, che ci sono le nonne e i nonni dietro, da dove secondo me il tutto parte, da là dietro. Ci sono i nostri nonni i nostri genitori che preparano le patate, vanno pulite, vanno cotte, vanno sbucciate, anche calde, quindi anche la classica patata bollente da tenere in mano, con la quale si prepareranno poi gnocchi, i resti, la pasta e patate. E poi da domani mattina si incomincia la lavorazione degli gnocchi sui tavoloni là dentro, delle signore, quelle un pochino più giovani, quindi si passano agli zii e alle mamme. Sì, sotto questo sole caldissimo, ma siamo contentissimi perché domani si inizia e quindi prontissimi, quasi prontissimi. Che premi ci sono? Allora, quest'anno, oltre ai premi che puoi vincere chiaramente prendendo il biglietto, quindi premi di consolazione, premi come adesso vedo sul decanter, il tostapan, eccetera eccetera, ma come premi quest'anno c'è a estrazione, c'è un buono spesa di 3.000 euro presso il supermercato Carrefour di Chevrolet-Ossola. Questa moto che vedi tu qui davanti è un Liberty Piaggio 50. E come terzo premio un buono viaggio da 1.000 euro presso Poli Opposti. E in più altri premi tipo le televisioni, lavatrice, quello che ho in mano, il set da giardino. Dimenticavo la moto, la prendiamo da Fralba Moto di Villa d'Ossola. E direi che ormai quasi ci siamo. Prontissimi, stiamo vedendo le ultime novità di questo spazio giovanile 2018. Anche quest'anno vi stupiremo, come sempre. Stiamo organizzando gli ultimi dettagli e direi che siamo prontissimi. Quindi non potete mancare. Perfetto. L'appuntamento è per domani sera, intorno alle 18, incominceremo con i nostri aperitivi. Questa è una delle prime novità, quindi ritorna la musica live e poi in seguito ci sarà il DJ nel capannone Spatash. Cioè quest'anno siamo Spatash e Wilferia. Wilferia, ecco la novità, la Wilferia, hanno già capito tutti di cosa si tratta, è la nostra pizzeria che si è un po' rinnovata, anche nel nome soprattutto. Che già ci si forni? Eh sì, dobbiamo provare per domani, per l'apertura. Perché qui cosa succede? Qui ci sarà la zona pizzeria dove i nostri clienti possono venire a ordinare le pizze a loro piacimento. E quindi stiamo provando i forni, mentre nella zona all'interno i ragazzi stanno preparando le postazioni per gli aperitivi, hamburger e tutto quello che offriremo, e dovrete venire a vederci a trovarci per vedere le novità, ecco. Guido, qui ci sarà domenica il campionato italiano dei taglialegna. Sì, siamo all'entrata del campo sportivo dove ospiteremo sabato e domenica il campionato italiano di Steel Timber Sport. Stiamo attendendo l'arrivo dei bilici direttamente dall'Olanda. Questa notte li monteranno, verrà montato. Chi arriverà domani sera all'apertura della festa vedrà già tutto il palcoscenico pronto. E sarà una grossa novità perché è la prima volta in Val d'Ossola, la prima volta in provincia. Lo scorso anno erano a Bormio. Sabato sera dalle 19 alle 22 ci sarà l'inizio dei campionati e domenica sera dalle 19 in avanti ci sarà la finale, la proclamazione del campione italiano che andrà poi negli Stati Uniti a portare il nome dell'Italia e a fare i campionati mondiali di Steel Timber Sport. Alle 22 ci sarà la premiazione
e questa è un po' la novità. Noi vi aspettiamo comunque con tutte le nostre prelibatezze, con tutte le altre novità, sabato sera con l'orchestra direttamente dalla Romagna, domenica sera con il concerto del coro gospel, un grande concerto dei Pentagrammi, insomma ce n'è per tutti i gusti. Noi vi aspettiamo, confidiamo nella meteorologia, nel tempo, nel buon tempo, ma anche se dovesse piovere non ci sono problemi, perché abbiamo pavimentato, abbiamo coperto ormai più del 70% del campo sportivo, dunque possiamo accogliere chiunque anche col brutto tempo. Noi vi aspettiamo. C'è sempre il servizio navetta? C'è il servizio navetta che viaggerà da Domodossola a Montecrestese per i 4 giorni. Gli orari si potranno scaricare dal sito della Prologo di Montecrestese oppure sulla pagina Facebook della Sagra della Patata. E oltre al servizio navetta noi daremo anche un servizio particolare, che sono un paio d'anni che lo facciamo, ovvero riserveremo uno spazio per le neomamme, per i neonati, dove potranno in tutta tranquillità allattare piuttosto che cambiare i bambini su un fasciatoio, trovando dell'acqua calda, trovando un fasciatoio. Dunque ce n'è per tutti i gusti, dalla neomamma alla nonna che vuole ascoltarsi la canzone degli anni 50-60, ce n'è per tutti i gusti. Noi vi aspettiamo, ce l'abbiamo messa tutta. Qualcuno ha cercato di metterci magari i bastoni tra le ruote, avrete sentito che siamo stati anche derubati di un telo, di qualche copertino, ma non ci spaventa niente. Noi andiamo avanti e vi aspettiamo tutti quanti.